Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Vi parleremo di una cosa più specifica, come ha detto Francesco, ovvero di capire per venire in fondo un legamento costato anteriore. Intanto mi presento, vengo avanti, sono dottor Fabrizio Aggio, sono medico chirurgo, sono specialista in medicina dello sport, collaboro con il gruppo Medici Sono Diventi dall'anno scorso dal 2016 e mi occupo soprattutto dell'education and disaster department assieme al dottore e ad altri collaboratori. Grazie. La mia presentazione la divido in tre parti. La prima parte, molto veloce, in cui parlerò di cos'è il legamento crociato anteriore. Dopodiché parleremo di perché avvengono gli infortuni del legamento crociato anteriore, vi farò vedere alcuni video, uno ve l'ha lasciato vedere anche il collega. Infine andiamo a vedere come curiamo e preveniamo gli infortuni. Allora, il legamento crociato anteriore, che cos'è? Vengo avanti. Intanto è un legamento, ovvero una struttura che serve fondamentalmente per collegare due campi ossei a livello dell'apparato muscolo-scheletrico, in particolar modo collega il femore e la tibia. Assieme al legamento crociato posteriore, come potete vedere da questa immagine, formano una X all'interno del ginocchio, formano il pivot centrale del ginocchio. La sua funzione in particolare è quella di controllare la stabilità del ginocchio sia sul piano frontale, quindi in senso antero posteriore, sia le rotazioni del ginocchio, in senso quindi rotazionale. Dopo questa breve introduzione sul legamento, andiamo a vedere qual è il meccanismo con cui avvengono le infortuni del legamento crociato anteriore. Allora, fondamentalmente ci sono tre meccanismi più importanti. Il primo meccanismo è il meccanismo di non contatto, che è quello più frequente. Quindi un giocatore, vedete il giocatore di basket, che si fa male da solo, senza che nessuno lo tocchi. Il secondo meccanismo è quello di contatto, quindi un avversario tocca, in questo caso vedete il numero 8 chiamato Gio della Juve, lo tocca a livello del ginocchio e gli procura una lesione del legamento crociato anteriore. Il terzo meccanismo, un po' meno frequente, è quello di contatto atipico. Cosa vuol dire? Un contatto che viene lontano dal ginocchio, generalmente nella parte alta, come vedete nel giocatore di football americano. Questo è il video di Michael Mooney che vi ha fatto vedere il collega, esempio di infortunio nel calcio. Vedete questo movimento innaturale del ginocchio che va verso l'interno. Questo si chiama ginocchio aerodinamico. Vengo avanti. Un altro sport in cui avvengono con discreta frequenza di infortuni a livello del ginocchio e legamento crociato anteriore è la pallavolo. Guardate questa giocatrice, questa è stata la nostra paziente di Milano, è una giocatrice che diciamo, insegna di pallavolo. Un meccanismo tipico è quello dell'atterraggio da salto, come viene guardate, a terra il ginocchio cade completamente indietro. Perché cade così indietro? Vengo avanti. Perché ci sono tre cose che vengono contemporaneamente che fanno rompere un ginocchio, un crociato. Primo, il centro di massa corporea è spostato molto lateralmente, avanti di uno. Guardate la similitudine tra questo giocatore di football australiano, questo ha finito la carriera, è uno dei più forti, il football australiano è molto diffuso da noi ovviamente, però questo qua era uno dei giocatori più forti e ha dovuto smettere di giocare perché si è rotto il legamento crociato anteriore. Guardate com'era sbilanciato il tronco, guardate anche la ragazza come il centro di massa corporea per il tronco che si sposta tutto di lato. Vai avanti. La seconda cosa, una cosa un po' difficile da capire, altri momenti di forza esterni, abduttori del ginocchio. Cosa vuol dire? Ci sono delle forze che fanno andare di lato la tibia, fanno spostare dentro il ginocchio e quindi fanno spostare anche il centro di massa corporea. L'ultima cosa, poca capacità di assorbire le forze di reazione del suolo. Questi infortuni avvengono nei primi gradi di estensione, quando il ginocchio non è molto piegato. Per questo è molto importante piegare il ginocchio quando si fanno i movimenti. Vengo avanti. Questo è un infortunio di un giocatore famoso, è Marinari. Quindi anche nel basket avvengono abbastanza frequentemente questi infortuni. Vedete
si rompe il ginocchio, non sentiamo l'audio, addirittura il commentatore pensava se fosse fatto una lacrimina, però adesso lo vediamo bene. Qui l'azione continua e adesso c'è il replay. Guardate come mette il ginocchio. Lui fa un pezzo tempo, con la gamba sinistra si sbilancia tutto e va dentro il ginocchio, guardate. Ok? Molto simile agli infortuni che abbiamo visto prima, quasi uguale, la dinamica è quasi uguale. Vai più avanti. L'ultimo, questa ragazza, atterraggio da salto anche lei, si sbilancia tutto con il tronco, il ginocchio va indietro e si rompe il legamento dorsale anteriore. Quindi, penso che questa slide, il collega mi ha fatto vedere cosa dice la letteratura mondiale, ho messo questa slide per farvi capire quali sono i nostri dati. Anche noi teniamo un registro di tutti gli infortuni e di tutti i pazienti che sono venuti a fare l'indicazione qua per infortuni del ginocchio dorsale anteriore. E il nostro registro lo teniamo con lo scopo di ridurre il più possibile il rischio di farsi male, quindi prevenzione secondaria. Guardate, questa casistica è la popolazione generale. Al tempo l'anno scorso erano 1.223 pazienti, adesso ne abbiamo più di 1.500, quindi il registro è aumentato. Il rischio di rifarsi male tra tutti i pazienti è di 9,3%. Però se considerando l'arco omolaterale, cioè la gamba che si è fatta male, si ha l'altro. Però cosa succede nei giovani avanti? Quindi giovani, ragazzi, adolescenti, magari come voi. L'età media nella nostra corte di pazienti, cioè nel nostro insieme di pazienti, era di 17,3 anni. Il rischio è praticamente raddoppiato. Guardate, da 9,3% è passato a 21,5%. Ok? Quindi è molto in questo perché? Perché noi adolescenti, fondamentalmente, il problema principale è il fatto che si sta crescendo rapidamente e si rischia di muoversi male. Perché? Soprattutto nelle ragazze, che cosa succede? La crescita del muscolo non va di pari passo con la crescita dell'osso, di conseguenza il ginocchio, che è stabilizzato in modo dinamico dai muscoli, è meno stabile e quindi gli infortuni sono più frequenti. Vai più avanti. Quindi, come preveniamo gli infortuni? Il nostro modello terminativo è costituito da 5 fasi. Qui ho messo una foto dell'Everest in cui bisogna dovreste farvi capire che dobbiamo partire dal campo base per raggiungere la cima. Il nostro campo base pure è controllare l'infiammazione e il dolore a livello del ginocchio, in particolar modo quando parliamo di legamento dorsale anteriore. Dopodiché è importante recuperare la tubularità, e questo lo facciamo nella piscina. Questo perché è importante, perché il paziente deve imparare a camminare, a fare le sue attività quotidiane avendo la flessione e l'estensione completa. Ma eppure poi l'importante è recuperare la forza muscolare. Infine, fase 4, recuperare la coordinazione muscolare e e qua è importante anche il lavoro che si fa all'interno della ring, e infine il gesto sportivo, come avete visto dal video prima, si fa nel campo sportivo. Questo quindi è per far questo, è importante però che si abbia una struttura in cui tutte le cose siano insite, quindi dalla piscina, la 4, che la fate vedere anche il collega fuori, la palestra numero 2, i campi numero 7 e numero 5, tutte cose che sono fondamentali per la realizzazione di mare del paziente. Qui adesso serve come questa stanza qui. Puoi andare avanti? Quindi la green room, eccola qua la foto, è dove siamo ora in questo momento. Che cosa serve? È nata fondamentalmente perché abbiamo capito che è importante curare i modi di muoversi delle persone, migliorare i modi di muoversi delle persone per evitare che si rifacciano male. E come lo facciamo? Attraverso un test che si chiama test di analisi del movimento, movement analysis test in inglese, seguito, per pure avanti, da un training in laboratorio, un training, un allenamento specifico in base ai deficit che vediamo con i test. Per pure avanti. Il movement analysis test è costituito da, vai più avanti, per favore, grazie, è un test neuromotorio delle componenti biomeccaniche che ci permette di analizzare sempre i tempi, come vi ho detto dottore, con una pedana di forza di questa qui e con le telecamere. Nel test abbiamo, vai più avanti, vai avanti ancora, vai più avanti. Ok, diamo una valutazione sia qualitativa, utilizziamo dei criteri specifici che sono 5 per valutare ogni movimento. Il primo criterio è la stabilità dell'arco, ovvero la
di causa è frontale. Andiamo a valutare la stabilità del bacino, se si disasso meno dal piano frontale, andiamo a guardare la stabilità del tronco, la quarta cosa che guardiamo è l'angolo di flessione del ginocchio, un criterio che si chiama shock absorption in inglese, e infine l'ultimo criterio che dobbiamo guardare è la strategia motoria, ovvero la posizione del ginocchio rispetto alla punta del piede. Questo ci permette di dare una valutazione qualitativa dell'allenamento. Attraverso da una valutazione quantitativa, abbiamo un punteggio in centesimi per capire se un paziente si muove bene o se non si muove bene. Quindi il test cosa serve? Serve per far capire quali sono i movimenti scorretti del paziente. Avanti. Il test è fondamentale, però una cosa, avere un grande schermo. Un grande schermo, guardate questo ragazzo che sta guardando, che gli sto spiegando, si vede in enorme, non in grandi, in enorme. Questo permette a lui di capire meglio cosa fa. Immaginate se avesse una televisione piccola così, non servirebbe niente, ok? È molto molto più utile per i pazienti, non è una cosa solo scenografica, capire quando si vede in grande, ragione? Quindi dare un feedback immediato del deficit riscontrato. Ok, in questo modo il cervello che cosa fa? Capisce qual è il movimento scorretto, inizia ad apprendere qual è e quale deve essere il movimento corretto. L'apprendimento è dato da una proprietà del cervello che si chiama neuroplasticità, cioè la capacità di aumentare il numero di connessioni tra i neuroni che sono le cellule del cervello, quindi aumenta il numero delle sinapsi. Come è stato dimostrato da questo signore con questo splendido papiro che si chiama Eric Carter, lui ha vinto nel 2000 per questa cosa qui il premio Nobel per la medicina. Ma come traduciamo questo nella nostra organizzazione? Tutto quello che facciamo nel test viene passato poi all'educatore, sia all'interno della RISRU, come vedete, ma anche in tutte le altre strutture che esistono per la Cina, palestra e campo. Quindi l'importante è capire quali sono i movimenti e farli fare meglio. Per questo? Ok. Per l'ultima cosa che mi viene a dire troppo, su cosa si basa tutto quello che abbiamo detto? Sulla capacità di apprendere le cose in modo sequenziale, quindi una sequenza di 5 stati. La prima fase si chiama apprendimento rapido. Io spiego quali sono i movimenti sbagliati e il paziente capisce, con la mia spiegazione semplice. Dopo abbiamo una fase di apprendimento lento, che dura qualche seduta di riabilitazione, generalmente dalle 4 alle 6 sedute. Infine, uno stato di consolidazione, automatizzazione e ritenzione del pattern di modo di muoversi corretto da parte del paziente. E questo poi rimane nel tempo, la stessa cosa che per voi studiare un libro o qualsiasi libro. È sempre lo stesso processo di avviso. Vai avanti. Quindi, in definitiva, l'input ad effettuare un gesto sportivo corretto parte da un processo neurocognitivo che ha sede nel cervello, vai avanti, e continua allenando i muscoli coinvolti. Vai avanti. Come per l'ultima slide vi volevo far vedere questa ragazza. Lei aveva una ragazza di 12 anni, una più giovane di voi, che aveva un problema di dolore anteriore di ginocchio, una patologia che si chiama sindrome femoroproduttiva. Vedete, l'avete vista nel primo video, come è andato dentro il ginocchio, lei saltava sul ginocchio e andato indietro. E vai avanti pure. E guardate come la freccia, che indica le forze di reazione del suolo, si sposta tutta verso l'esterno, quindi il suo ginocchio va indietro, con il meccanismo che abbiamo detto prima, che chiama ginocchio fagodinamico. Lei aveva preso un punteggio di 62 su 100, che per noi non è ottimale. Dopo 8 sedute di dentro, ha migliorato il suo modo di muoversi, fate guardate l'immagine di destra, e vedete come la freccia stava proprio sopra la rotola, quindi aveva migliorato il suo modo di muoversi, non era scomparso col ginocchio fagodinamico che avevamo visto di qua, e il suo test era migliorato. Ovviamente questo è solo il movimento, gli altri movimenti erano comunque da meno. Sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it